Nel 1980 un'equipe che stava preparando il programma per il Reagan, che sarebbe stato eletto poco dopo, mise fra i punti importanti del programma la lotta contro l'ideologia della liberazione, come impegno, intendiamoci, dell'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti, parole chiare, come programma dell'imperialismo americano. All'interno di questo programma, che si è svolto puntualmente, hanno trovato il loro posto quelle istanze dell'area cattolica, a cominciare da quelle del Vaticano, che in qualche modo si fanno garanti della conservazione di un certo assetto internazionale, di un ordine internazionale, che è visto magari anche in maniera progressista in certi casi, ma sempre a partire da un presupposto, che non si deve turbare questo ordine internazionale. Ebbene, che cosa è successo in America Latina? È successo che dagli strati profondi del popolo del latinoamericano, un popolo abituato a subire l'oppressione da secoli, ecco, è nato un movimento di riscatto che assume a volte, come nel Nicaragua, anche le forme e le strategie della vera e propria rivoluzione. È questo che ha impaurito tutto il sistema, per usare una parola sessantottesca, in tutte le sue espressioni, che poi a volte sembrano diverse ma hanno una loro radice comune. Ecco, noi siamo convinti che il capitolo della teologia della liberazione non è un capitolo dell'America Latina, è un capitolo della storia universale che stiamo vivendo. Le sorti di quella teologia, o meglio di quella prassi di cui la teologia è espressione ed elaborazione, sono le sorti stesse del genere umano. Se quella rivoluzione vince, il sistema oppressivo di cui siamo anche noi vittime si sgretolerà, altrimenti il sistema oppressivo non potrà che andare verso la conflagrazione della guerra.